Il 27 e il 28 di marzo va in scena al Teatro Comunale di Carpi lo spettacolo musicale La Buona Vecchia Strada, promotore dell'iniziativa è l'associazione musicale Gospel Soul di Carpi. Il desiderio è quello di avvicinare lo spettatore attraverso i molteplici linguaggi dell'arte, dalla musica al canto, alla danza, alla recitazione, un tema di grande attualità che si sta diffondendo silenziosamente in tutte le nazioni. Si tratta dei diritti umani. Questa è La Buona Vecchia Strada, la speranza di vedere rigenerate le risorse buone dell'umanità anche poste di fronte ai grandi problemi di oggi. I diritti umani sono i veri protagonisti della serata, ciascuno affiancato ad un tema di attualità, come il Darfur, il Tibet o la liberazione di Aung San Suu Kyi. L'idea nasce da Barbara Malta, la nostra coreografa che si occupa appunto delle coreografie nella nostra associazione, insieme alla nostra direttrice artistica Grazia Gamberini. A cosa fa riferimento il titolo del musical La Buona Vecchia Strada? Fa riferimento alla strada proprio dei diritti umani che si è un po' persa in questi anni e direi che insomma l'attualità ce la sta riportando e riproponendo in maniera molto forte. E sarà proprio uno spettacolo all'insegna dei diritti umani, un viaggio all'interno di alcuni diritti umani che sono stati scelti, ne sono stati scelti 8, tra cui siamo tutti liberi uguali, il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza sociale. Uno spettacolo supportato soprattutto dalle canzoni gospel. Sì, canzoni gospel che sono state inserite all'interno di questo spettacolo. Saranno tutte cantate dal vivo e anche suonate dal vivo da musicisti professionisti che hanno accettato di collaborare con noi. Al pianoforte Paolo Andreoli, che è il nostro pianista, nel senso che ci segue già da quando siamo nati. Il batterista è Oscar Abelli. Il bassista Felice Del Gaudio, al sax Gianni Vancini e all'armonica a bocca Federico Albonetti. E come cantanti professionisti ci saranno l'Elisabetta Sacchetti, Will Robertson e come voci narranti Lalo Cibelli e Greta Bortolotti. Tra gli artisti coinvolti, oltre naturalmente al coro Gospel Soul e Gospel Soul Junior, 30 coristi adulti e 20 bambini, ci saranno anche gli allievi di danza della palestra New Club di Soliera e gli allievi di danza del Club Giardino di Carpi. Lo spettacolo si avvale del patrocinio di Amnesty International e la collaborazione di Youth for Human Rights di Los Angeles. Il ricavato della serata sarà devoluto ad AMO, l'Associazione Malati Oncologici di Carpi.